Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio della nostra carriera su Formula 1 2019. Allora, siamo al Circuit Paul Ricard, che è francese, immagino. Non mi ricordo dove siamo. Siamo da qualche parte e abbiamo allora, le prove libere sono andate da paura. Il circuito di Paul Ricard penso sia adatto al mio stile di guida, non è particolarmente complicato. Ho alzato la difficoltà a 55, almeno creiamo un minimo. Con ogni podio abbiamo detto alziamo di 5 e andiamo a fare ste qualifiche. Allora, ragazzi, fa un caldo che voi non avete idea, ma io sono carico e pronto. Il problema è che ho fatto le prove libere 2-3 giorni fa e si vede, direi. Che non mi ricordo alla perfezione del tracciato, ma Hamilton, vabbè, Hamilton è c'ha una macchina che è un Concorde, quindi c'è veramente poco che si possa fare per stargli dietro, ma noi ci proviamo lo stesso. Il tracciato non è complicato, onestamente, ma bisogna stare attenti su un paio di curve su cui si arriva veramente molto veloci, che potrebbero significare la nostra assoluta fine. Io freno troppo in curva, è un vizio che devo riuscire a perdere. Comunque, se io lo riesco a mantenere in vista, oh mio, ho veramente rischiato di perdere tutto ciò che possiedo. Su sta curva so forte proprio. Tocca sperare che su questa no, ma ci va bene uguale, dai. L'obiettivo è arrivare almeno fra i primi 10, perché poi diverse modifiche alla macchina sono andate bene, dai. Ben fatto, terzo. Dai, forza, incredibile. Allora, questo è un circuito su cui me la sento calda. È il circuito giusto per fare un po' di punti. Quindi, dietro alle Mercedes e in mezzo alle Ferrari. Vabbè, è classico. È andata da sulle prove. Ah, in Francia, ecco, giustamente. Sulle prove libere e sulle qualifiche, ultimamente me la batto discretamente. 55 non ha compromesso granché. Spero di andare a podio e poter alzare a 60. Sarebbe già un bel pezzo avanti. Allora, oh, siamo in vantaggio con tutti e due i rivali. Il punteggio è stato ottimo. Qualche lira ce la danno, quindi sono 150 punti. Oh, vedi che piano piano. Ben allora fatto. È stata una buona qualificazione. Non so. Sono arrivato terzo col calesse. Allora, raga, quanti giri saranno? Spero meno di 20. Allora, ragazzi, bisogna cercare assolutamente di mantenersi tra i primi 10. L'obiettivo è andare a punteggio. Poi, come ci andiamo, poco importa. Io mi auguro solo che l'aumento di difficoltà di 5 punti non comporti esattamente questo, cioè che ci piano a sportellate. Vabbè, fa piacerissimo, grazie. Guarda come mi tocca guidare per riprendere una posizione. La lana anteriore, il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. Capito, io che devo fa? Alex, che devo fa? Vabbè. Chiedo venia, ho tagliato. Sono Alex, devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Dai. Devo riprendere una fracca di posizioni senza senso se te levi.
attimo, se il passo è buono. Oh! Mi toccano. Andiamo a prendere Butler, andiamo a prendere Butler. A Butler! Brutta partenza, ma non preoccuparti, possiamo recuperare. Ma fosse mia la colpa! Ma... alla prima curva mi hanno mandato fuori strada, la colpa è mia. Vabbè, brutta partenza. Meno male. La prossima volta salice te, Alex. Così ci fa vedere quanto sei bravo. E io mi metto a chiacchierare. Dai, dai, dai. Arrivo Butler. Quel decimo posto deve essere mio. Miseria. Dai, 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 dai. Te ripio, te ripio, te ripio. Te ripio, te ripio, te ripio. Te ripio, te ripio, te ripio. Arca miseria. Bella mossa, ben fatto. Mi sono sfonata la macchina. Orribile sta cosa che ho fatto, ma l'importante è esserci riusciti. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Di già. A parte meglio perché c'è una macchina che chiede pietà. Te li pio, Perez. Te ripio a Perez, basta che te la vita e mezza Perez. Su. Ci aspettiamo che le gomme reggano ancora per un po'. Però fa attenzione nelle curve ad alta velocità. Oh, ma che massa è a tirare, te prego, eh. Alcune informazioni su Verstappen. Sembra che abbia un problema. E a me? Arrivo a Perez. Arrivo a Perez. Ah, ho pesato troppo larga. Porca miseria. Lo pio sempre lì, ma mai lo pio piano perché... preso troppo. Strategia disponibile sul DMF. No, lascia fa, lascia fa. DRS. Metti sto turbo. Metti sto turbo. Levate di mezzo, Raikkonen. Dai, 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 dai. Che si riprendono punti. Che giro stiamo? Il quarto ancora. Che miseria. Ci arriverò mai alla fine vivo. Anche il settimo posto non mi dispiace. Che miseria. Il motore nostro comunque è terribile. Ah, bello. Tu guarda questo come...
Ma lui avvertimenti non gli danno? Che è il fio del giudice di gara? Te devi levare di mezzo, Butler. L'ala anteriore non è in buone condizioni. La lo so. Di gara ne risentirà. Ma che mi sei incastrato addosso? Ah, Butler, levate di mezzo! Ma pesa a braccetto! Ma io boh! Tacci sua! Oh, te devi levare di mezzo, Butler! Speravo che saremmo andati... molto meglio, ma... Te devi levare, Butler, ciao! E mi ha toccato un'altra volta? Ah, ma Butler, ma non è che niente, eh? Su! Dai. Non mi gira più la macchina. Non mi devo entrare in box. Non mi gira più la macchina. Non mi gira più la macchina! Ma che cosa? Dovrai scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente. Mamma, vai a quel paese, vai! Non mi girava la macchina! Ah, vabbè. Dai. Andiamo. La strategia di gara è completa. Ok. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Ce la posso fare. Oh, adesso sì. Che si ragiona. Quindi io devo portarmi a sicurezza di 3 secondi da quello che avrò dietro. E devo fare un finale di gara stratosferico. Adesso vabbè, siamo ultimi, ma poco importa. Tanto tutti quanti devono entrare in box. Dai. Gestita malissimo sta gara, ma comunque l'importante è essere vivi per ora. Dai. Io pure che guardo dietro. Giusto la morte possa aver dietro. Che mi insegue. Vabbè. L'ho presa un po' troppo stretta sta cosa. Sono talmente tarato su quando non mi funzionavano gli alettoni. Kimi è rientrato ai box. Ripeto, Kimi ai box. Buon per lui. Dai. Qua arriviamo un sacco di gente, no? Oh. Sì, però, mortacci tua, oh! Ma non puoi uscire dai box come se stessi a fare sportellate de burnout! Io per carità sono l'ultimo che deve parlare, Però santo cielo benedetto, per non di altro. La vettura dietro di te è rientrata per montare
gomme medie nella vettura dietro. Dai, dai. Guarda un po' di mezzo con sto catorcio che te li trovi a Verstappen. Dai, dai. Gira troppo adesso. Sono talmente abituato a prima, quando mi sembrava di avere il transatlantico senza servosterzo, che adesso... la lettone, mannaggia a te Hulkenberg. Dai, 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 dai. Ma che, siamo settimi, ha fregato un sacco di gente ai box, fermi tutti. Io dovrò fare i conti con i miei 3 secondi di penalità che mi faranno perdere almeno un paio di posizioni, però devo essere bravo a mangiare terreno agli avversari finché posso. Dai, 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 levate di mezzo, levate di mezzo, levate di mezzo. Uoli! Via, via, via. Non so tempo. Lo so, modestamente. La vettura che ti precede è 14,7 secondi. Ah, mi ha dato 14 secondi il quinto. Oh, dai che qua ho mangiato un secondino a quelli che c'ho dietro. Adesso io fossi libero di gareggiare come si deve, io a sto sesto posto mi ci attacco pure gli denti, che visti i denti che mi ritrovo è difficile che lo mollo poi, Dai, dai, dai. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Preciso. Dai, 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 che l'ho presa benissimo questa. Macchina davanti. Niente, non mi parla più. C'è Gasly davanti a te, ok? Il distacco è 14,4 secondi. Monta gomme medie e nuove. Le sue gomme sono state montate un giro fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 52,2. Gasly mi sa che non lo riesco a riprendere. Marco, se mi danno la macchina di Vin Diesel. Però io posso fare questi ultimi 4 giri con la cattiveria di chi deve difendere i tre secondi di penalità, che non è cosa da poco. Dai, dai. Dai, 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 dai. Ce la possiamo fare. È dura. Quanto gli ho mangiato? 3 secondi e 9, dai. Bella. Dobbiamo assicurarci sto sesto posto ad ogni costo. Comunque è stato sufficiente aumentare la difficoltà di 5 punti. 13,5 secondi. È
Sarà sufficiente aumentare la difficoltà di 5 punti, che già a podio non ci si arriva più. Fossimo stati a 50, secondo me oggi a podio si arrivava. Però va bene così, nel senso, rende la cosa un pochino più realistica, perché con l'alfa che ci abbiamo non si può andare a podio con facilità, cioè non ci dovremmo arrivare manco con difficoltà, cioè dovrebbe esserci proprio impossibile. Ma... dai, dai, dai. Bella! Questa mi è piaciuta! Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. E io quelli devo fa. Se me posso iniziare a mollare un po' sulle curve andando in folle. Quanto gli ho dato a quello dietro? 7 secondi, vabbè. Stai creando un buon vantaggio sulla vettura che ti segue. Gli rifili qualche secondo a giro. Andiamo un po' più in folle sulle curve. Così magari riduciamo un po' il consumo. Bellissima questa, forza! Stiamo andando da paura, adesso che ci siamo stabilizzati. Mi scoccia quella penalità, che non ci voleva. Quella non ci voleva proprio. Mi ha fatto rosicare. Mi si sta incastrando il grilletto e non è una buona cosa. Sulle accelerate sto pad inizia a dar segni di cedimento. Tutta sta Formula 1 lo ha messo a dura prova. Dai, dai. Ok. Due giri, dai. Io ho anche il problema adesso. C'ho l'imprevisto nella vita reale. C'è il cane che vuole uscire dalla stanza. Io non mi posso fermare in questo momento. Per cui mi auguro che Elisa riesca a sentire il mio grido di aiuto, tipo gemelli del destino, e venga ad aprire al cane, che se mi inizia a abbaiare o me la fa in camera è la fine di ogni cosa. Dai, 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 ce la possiamo fare. Pacca un giro e mezzo, e devo 10 secondi a Hülkenberg. Su, forza, forza. Un risultato tutto sommato positivo, perché nel senso il primo aumento di difficoltà non si è tradotto in un ventesimo posto, che è una cosa sicuramente ottima. Sento la macchina più lenta, spero di sbagliarmi, ma in ripresa mi accusa un po'. L'RS è valido, cioè nel senso non dà problemi. C'è qualcosa che non va? Ultimo giro. No, perché ho cambiato pure i pezzi del motore per stare tranquillo sull'usura, in pregara, per evitare colpi di scena o esplosioni. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. E io quello c'ho. Vabbè, me la faccio un po' più in folle, Dai, dai.
Dai che è finita, su. Quanto devo resistere ancora? Pochi secondi. 12 secondi gli abbiamo dato a Grosjean. Con molta calma e tranquillità. Aia. Mi segnala la benza. Oh, porca miseria. Io metto la miscela magra. Giusto per stare tranquilli, eh. Che se mi finisce la benza adesso, veramente. È l'ultima curva, te prego, non te spegnemo. Te prego, non te spegnemo. Ok. Va benissimo così. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Che cosa vuol dire? Vabbè, sesto posto ci piace. Sesto posto che ci dà quanti punti ci lascia perdere Hamilton. Quanti punti ci dà? 8 punti, vabbè. Aia, mo tocca fare l'intervista. Ottima giornata. E tu che ne dici? Vedo che le doti da ventriloqua migliorano sempre di più. Ci vogliono una grande macchina e una grande squadra. Tu e il tuo rivale vi siete toccati. Chi ha sbagliato? A volte queste cose succedono. Non è stata una gara pulita, ti pare? Ma state zitta. Quanto devi insistere? No comment. Ti ringrazio. Già, ma hai chiesto, non insistere, sennò diventi scortese e mi tocca risponderti male. Bene, ma poteva andare molto peggio, su. Alla fine è stata una giornata anche tutto sommato onesta, positiva. E i nostri punticini ce li siamo portati via. Abbiamo fatto anche un giro veloce, che non è affatto male. Tutto questo ci comporta un totale di... 'Risultato eccellente oggi. Piazzamenti del genere ci fanno comodo per il rinnovo del contratto. Verso la prossima sfida. Ah, devo rinnovare il contratto di nuovo? Ma ogni quanto se... Io ormai me la gioco... Me la gioco sul primo pilota della scuderia. Bonus gara. Voglio pit stop più rapidi, proponi. La nostra proposta è stata accettata. Il nuovo contratto entrerà in vigore a partire dal prossimo weekend di gara. Bene. È tosto quello che ho cercato di puntare, però. Bene ragazzi, io direi che insomma per il momento possiamo salutarci qua. La prossima è l'Austria, ignoro che circuito sia. Lo scoprirò nelle prove libere e noi ci vedremo a breve per le qualifiche. E sperando che le cose proseguano in questa direzione, io ovviamente non alzo la difficoltà ulteriormente, 55 vanno bene, poi al prossimo eventuale podio aumenteremo ancora di 5. Per cui niente ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento. Alla prossima, ciao ragazzi.